Ciao Luca. Ciao Maria Ciao, Rosa. come stai? È un nostro amico che è venuto a trovarci al centro e che ha provato a fare meditazione con noi. E sono tornato perché è successo un po' di tempo fa e quindi Bene, adesso ci ritroviamo qua al centro. bene. Raccontami un po' le tue esperienze di meditazione, le tue ricerche, come sono andate in questo periodo. Beh, diciamo che ho acquisito sempre di più la consapevolezza che la meditazione è un elemento fondamentale di crescita ed è anche un elemento fondamentale di battaglia, nel senso che devi continuamente battagliare contro la difficoltà ad entrare nell'onda della meditazione, no? E quindi quando riesci a vincere queste battaglie, magari anche la guerra, entri in una modalità che poi non ti fa più tornare indietro. Io sto vincendo le battaglie, non ho ancora vinto la guerra, ma ritengo che la chiave di evoluzione delle persone passi attraverso, assolutamente attraverso una modalità, la necessità di un momento meditativo, diciamo, quotidiano. E appunto, non è facile, proprio per questo si vive in una maniera così stressata normalmente. Dai, con un bel sorriso però ce la facciamo, vero? Ma certo, ce la facciamo, ma non Un siamo bel tristi, non sorriso. siamo tristi. Sì, beh, questo ci vuole molto buon umore, molto, molto positività, ecco, quindi è importante curarci la nostra positività. Cerchiamo di galleggiare più che Sì, di sì, affondare sì, sì. sottoterra. E comunque gli amici si incontrano sempre sul percorso, quindi mi ha fatto molto piacere che tu sei venuto qui a Belvedere a trovarci, a rinnovare la nostra amicizia. Adesso siamo anche amici su Facebook, Per cui non spero di tornare al eravamo. centro quanto prima. Non eravamo prima amici su Facebook, adesso lo siamo, Quindi ma è eravamo, ufficiale, è quindi è ufficiale, siamo ufficiale. proprio sposati amici. Bene. Bene, sono contenta. Vuoi ancora salutare i miei amici del Beh, centro, chiaro, del Techo Sami Mencioli, del centro buddista? saluto tutti gli amici del centro buddista di cui il cui nome ha appena pronunciato Maria Rosa e spero anche di vedervi presto. Grazie Luca, sei un Grazie, Maria grande Rosa. amico, ritrovato, che eravamo già amici da prima sicuramente. Vi ringrazio e poi stasera ci sarà l'insegnamento al solito orario, streaming, alle 19. Un abbraccio a tutti voi e buona giornata e buone meditazioni.